E Radio Radicale, siamo con la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, per parlare del voto che c'è stato oggi sul decreto elezioni e in particolare sul terzo mandato dei governatori delle regioni. Allora, ci spiega, diciamo, voi avete votato a favore con la Lega, ci spiega perché? Abbiamo votato a favore con la Lega perché evidentemente c'è una questione politica e come tale deve essere affrontata e gestita, nel senso che evidentemente la maggioranza si è spaccata, una divisione interna tra la posizione della Lega che chiede questo terzo mandato per un suo governatore, è chiaro, lo sappiamo tutti che stiamo parlando del Veneto, e Fratelli d'Italia, il partito del governo, quindi la Meloni e anche Forza Italia, che si oppongono a questo emendamento e dicono di no. Nel momento in cui una questione del genere, evidentemente così forte, una spaccatura così forte, arriva in commissione senza la capacità da parte delle forze della maggioranza di riuscire a comporla al suo interno, è chiaro che le opposizioni hanno un dovere, che è quello di far emergere la spaccatura e farla evidenziare, non consentire una comoda via d'uscita al governo votando contro l'emendamento. Quindi questa è stata la posizione di Italia Viva e ci rammarichiamo che le opposizioni al solito non riescano a fare un gioco di squadra e anzi abbiano offerto sostanzialmente una stampella al governo. Quindi lei si aspettava che il PD e il Movimento 5 Stelle si accodassero alla vostra posizione insieme alla Lega per evidenziare una spaccatura più ampia? Sì, ce l'aspettavamo, li avevamo anche invitati a fare un incontro fino a ieri sera, rinnovato l'invito a fare un incontro di tutte le forze dell'opposizione, anche proprio per mantenere una posizione unitaria, ma la Non proposta hanno è voluto. stata respinta assolutamente, non hanno voluto fare un fronte unico, di fatto hanno offerto una stampella al governo. Vuole dire qualcosa anche sul terzo mandato dei sindaci, sul quale però il governo è intervenuto e ci ha messo la faccia, ha detto no, noi non siamo favorevoli. Voi Esatto. avreste votato anche a favore di quell'emendamento? Guardi, la questione è Ecco, e effettivamente. perché, ecco, non so, se l'intenzione vostra era quella di mettere in evidenza questo tipo di spaccatura, perché non l'avete fatto propria? Allora, sulla questione è evidente che il governo, insomma, ha grandi difficoltà, perché sul terzo mandato ai governatori si è rimessa all'Aula, non ha voluto esprimere il parere il governo. Sul terzo mandato ai sindaci invece ha dato un parere contrario. Ora non si capisce perché questa contraddizione in termini. Ovviamente se gli emendamenti fossero stati confermati, perché la Lega poi li ha ritirati dopo il parere contrario del governo, se fossero stati mantenuti avremmo votato a favore anche di questi per un principio ovviamente di coerenza. Poi sulla riforma invece, come ho detto in aula, andrebbe pensato e approfondito il tema, cioè se è corretto, se è giusto consentire una ricandidatura senza limiti a chi ha già ricoperto la carica di governatore e di sindaco, o se i limiti che nel tempo sono stati messi, perché non c'erano da sempre, sono stati introdotti di circa 20 anni fa queste limitazioni, abbiano motivo di restare e in che termini restare. Ma questo è un argomento diverso che andrebbe affrontato con una riforma organica del TUEL e della materia elettorale, certo non in un decreto legge in cui nottetempo vengono presentati Certo. emendamenti. Senta, secondo lei questa polemica all'interno della maggioranza è destinata a proseguire oppure finisce col voto di oggi? La sua impressione? Secondo me dipenderà anche molto dal voto in Sardegna, che cosa succederà nella maggioranza a livello di polemiche anche sul voto in Veneto, per terzo mandato ai governatori. Le cose sono, secondo me, in evoluzione e vanno anche abbastanza celermente. Secondo lei come va a finire lì? Ma non posso, No, non ok, penso, non voglio non fare voglio dire. previsioni perché Oh, non. l'ha vista la Però tutti abbiamo notato ieri sul palco quelle che erano evidentemente delle tensioni fra i tre rappresentanti della maggioranza che hanno voluto prendere la parola tutti e tre e poi insomma evidentemente non avevano un clima molto disteso fra di loro. Secondo lei la Schlein ha fatto una bella figura con quella pensionata? L'ha vista la scena No. della pensionata che è andata Ah, via? sì. Ha fatto una bella figura. Il dissenso è questo, la piazza esprime liberamente le sue opinioni, bisogna avere poi la capacità di capire e di confrontarsi apertamente. Ovviamente quando si fa politica nel chiuso delle segreterie si è facili prede di un coro di laudatores che ci rende distanti dalla realtà. Quando si scende in piazza bisogna mettere nel conto che ci sono anche i contestatori e bisogna avere la capacità di saperli ascoltare. Bene, grazie alla senatrice Daphne Musolino di Italia Viva.